troverete più belle finora da voi votate, e dopo Lumezzane reagisce e trova al 71esimo il pareggio di Maniero per un 2-2 che comunque fa comodo sia Lumezzane sia alla Salve Detto. Azione rapida e incisiva finalmente dell'Arezzo. Chianese tira sulla respinta di Pansera, Riccardo Maniero segna. È il gol che dà all'Arezzo una vittoria ormai sperata e condanna forse immeritatamente gli ospiti. I tre punti salvano anche la panchina di Semplici in bilico dopo l'umiliante sconfitta di Cremona. Posto di Erpen e proprio Rizza, un minuto dopo, su assist di Venitucci, scodella questo invitante pallone in mezzo, la difesa del Monza è ferma, Maniero si avventa sulla palla e firma il suo primo gol in trasferta del campionato. L'Arezzo va sul 4-1. Per la cronaca, il vantaggio aretino, bello per fattura e per esecuzione di Maniero, cade al secondo della ripresa. Lo stesso attaccante, favorito da una difesa poco reattiva, porta l'Arezzo in vantaggio su suggerimento molto bello di Croce. Bella difesa, magari il Milan lo riprende la Sampdoria. Palermo. Poi attenzione, sostituzione decisiva, fuori Ariatti. Dentro Maniero nel Pescara, guardate qua cosa succede, Terranova libera, poi cade, rimane a terra in area, l'azione prosegue, attenzione, Gessa, tiro cross, non riesce a intercettare Sicignano, è pronto il nuovo entrato Riccardo Maniero in campo da soli 4 minuti ed è il pareggio della Pescara. Maniero dimenticato nella circostanza da Terranova che intanto si era incredibilmente rialzato, aveva provato a recuperare la posizione senza però riuscire ad evitare il gol. 56esimo, cambio decisivo operato dal Di Francesco. Esce un evanescente Gessa, entra Maniero, passano 5 minuti ed è proprio l'attaccante scuola juventina a mettere il pallone in rete con un colpo di testa. Dopo la prima deviazione da parte di Mengoni, esulta Maniero, come vedete la sponda e poi il colpo di testa che tocca la traversa e poi si insacca alle spalle di Uicani, pareggio meritatissimo. Pescara che poi al 77esimo bissa con Maniero, è il primo gol in questa stagione. In posizione dubbia l'attaccante del Pescara, bellissimo l'assist di Cristian Bucchi. E Maniero fulmina così il portiere del Piacenza Cassano, 2-0 per il Pescara. Thank you.
Vitale! E c'è il colpo di testa vincente per la Ternana da parte di Maniero, proprio lui. Il gol di Riccardo Maniero alla prima marcatura in questo campionato. Poi Ragusa, area di rigore, messo giù, calcio di rigore. Arriva il fischio, va Maniero! E gol dell'1-1 al minuto 30 della ripresa. Subito aggressivi biancazzurri che sfruttano il divario tecnico e al 13° passano in vantaggio con un colpo di testa di Riccardo Maniero servito da Ragusa. Ma tocca ai biancazzurri gonfiare la rete grazie al Renato Maniero che all'altezza della linea di fondo elude l'uscita di Padelli insaccando a porta sguarnita. Tardivo l'intervento di Rodriguez. Il Toro è preso per le corna. A respingere la ribattuta di Neto Pereira al 13° il vantaggio abruzzese. Maniero trova il gol con un preciso diagonale sul quale nulla può l'estremo difensore ospite. Dunque Maniero si conferma cecchino infallibile. Guardate il controllo e poi il suo destro che termina nell'angolino basso alla destra del portiere. Sesto centro stagionale in altrettanti. Follia di sbaffo, dopo 16 mesi fuori per calcio scommesse, l'impatto col calcio reale è disastroso. Fallo di mano, rigore e rete di Maniero che dedica il pareggio proprio a Marino, spezzando una paura durata 300 minuti. A due minuti dal termine, la giocata sopraffina è di Ragusa, poi Maniero, tutto molto bello, il gol che vale i 3 punti, sesto gol in campionato per Riccardo Maniero, che gol, bellissimo, la gioia di Maniero. Pronti via, 4 minuti appena, fallo di Porcari su Ragusa, Rocca di Foggia è lì a 2 passi, calcio di rigore in favore del Pescara sacrosanto, la battuta è di Maniero, la trasformazione porta il Pescara sul 2-1, la dedica di Riccardo Maniero è tutta per Vincenzo Zucchini, conclusione viene parata e sulla ribattuta Maniero che in giornata di grazia la butta dentro di nuovo. 8° gol in campionato per Riccardo Maniero, doppietta oggi, Pescara 4, Carpi 1, gara praticamente conclusa. Pescara sul velluto, ancor di più, quando Balzano serve la scivolata di Riccardo Maniero, Giacomazzi è ancora anticipato, la manna deve capitolare per la 3ª volta, la punta realizza la 9ª rete della sua stagione andando a raccogliere le esultanze del pubblico giunto da Pescara. Ma già al 9° minuto, ecco l'episodio, l'unico che sbloccherà la partita, Cervellera indica il dischetto, dalle immagini un contatto assolutamente inesistente per un calcio di rigore, non ci sono gli estremi ma comunque non si fa pregare Maniero che va a segno spiazzando il portiere Sepe. Vediamo anche il rallenti, sarà praticamente questa l'unica emozione di una partita perché poi il Pescara sarà sulla difensiva. Ancora il Pescara produce il massimo sforzo e qui siamo nell'occasione dell'1-1, batti e ribatti, poi si vince un rimpallo, il pallone sulla sinistra in mezzo, toccato, allontanato ancora da destra verso sinistra e ci pensa Pippo Maniero a realizzare il gol dell'1-1 e il 69° all'improvviso la partita è riaperta. Il Pescara ci ha messo del suo con grande determinazione per raggiungere il pareggio, i festeggiamenti di Maniero che comunque se la prende con parte della tifoseria che lo ha platealmente contestato.
ma in agguato c'è ancora Pippo Maniero che al 38esimo approfitta di una sbandata della difesa clivense, mettendo di testa in rete il gol del vantaggio. Il difensore sul calcio d'angolo colpisce con un pugno Maniero in piena area. In un solo colpo guadagna l'espulsione e il rigore per il Pescara. Lo stesso Maniero trasforma in maniera impeccabile, aprendo di fatto il trionfale pomeriggio. Politano serve Bjarnason, l'islandese fa la torre di testa per Maniero, che si porta la palla in avanti con la testa e poi fulmina sul primo palo Paroni. 7 minuti e partono i titoli di coda sulla gara. Volpe e Russo la combinano grossa nella loro area e lasciano in pratica a Maniero la possibilità di calciare da solo in piena area, un vero e proprio rigore in movimento. L'attaccante in giornate non sbaglia e porta così a casa il pallone della prima tripletta in carriera. Affonda Melchiorri, scatenato sia al centro sia sulla sinistra dove ha giocato quando è entrato Maniero al posto di Pasquato. Il fallo è di Camisa, fallo netto, la spinta di Camisa. Maniero trasforma di potenza il calcio di rigore, esecuzione centrale e forte, nulla da fare per Breme. Toglie subito Pasquato, dopo l'intervallo è il momento di Riccardo Maniero e rovescia il risultato. Melchiorri sfonda a sinistra e viene spinto da Lancini, calcio di rigore che Maniero trasforma con freddezza e poi l'attaccante va ad abbracciare Baroni. Stavolta il Pescara vuole e sa soffrire. In pieno recupero Maniero è travolgente di rimessa e sopraffino nel tocco sotto che manda i titoli di coda ad un Brescia Pescara che per i biancazzurri e Marco Baroni stanno proprio di ripartenza, di svolta, di un cammino tutto nuovo da fare insieme. Di Napoli a dargli il colpo di grazia concedendo un rigore al Pescara per una strattonata di Zanon su Maniero. Proteste frusinate, Maniero si dimostra cecchino implacabile dagli 11 metri e il doppio vantaggio è servito. Il Frosinone sparisce di scena. E qui siamo proprio nei minuti finali, sembra fatta per il Perugia. C'è il cross di Pasquato, il colpo di testa di Maniero al 94esimo. Le aveva provate tutte Baroni, che aveva inserito Pasquato, poi ha inserito Caprari e Zampano. E alla fine è arrivato questo gol con iniziativa di Pasquato, il cross e il colpo di testa chirurgico di Maniero, 2-2. Pronti via il Pescara al quarto già in gol. Borghesi atterra in area Maniero, lanciato a rete. Rigore rosso per l'ex biancazzurro con il vantaggio del Pescara, che può mettere la gara sui binari più congeniali. Pescara c'è, non demorde e prende il pareggio nel secondo dei 3 minuti di recupero. Testa di Memushai, vantaggiato, sbaglia il tocco di testa e Maniero è pronto come un falco, va di rovesciata, prende la palla in maniera sporca, ma quel che basta e quel che serve per battere Mazzoni. Meritato pareggio per il Pescara all'intervallo, 1-1. Ecco il rigore, filtrante di Melchiorri, Maniero anticipa Moscati che lo atterra. Rigore netto, giallo per Moscati e rigore per il Pescara. L'atterramento di Melchiorri è indiscutibile, Abisso vede bene, ammonisce Moscati e Maniero trasforma, nonostante Mazzoni intuisca l'angolo giusto, ma l'esecuzione di Maniero è forte e angolata, Mazzoni non può arrivarci.
ed ha subito il raddoppio 5 minuti dopo. Corner di Rosina, Maniero salta di sopra di Capelli e mette in rete.
arriva centralmente con Maniero, la riapre Maniero al 44esimo. Con il cross dentro l'area, altro contatto, fischia Marinelli, calcio di rigore. Eccoci Stefan, trattenute dentro l'area di rigore, ma quello che prima volta nella serata il Pescara avanti, parte Maniero, perfetto, il Pescara mette il muso avanti per la prima volta nella serata in modo diverso, con più aggressività, con più personalità nel palleggio. Settimo gol in campionato. Rigore tirato in modo perfetto dalla parte di Maniero, spiazzato il portiere. Pescara avanti, 2-1 all'Adriatico. Il sorriso liberatorio di Riccardo Maniero, che va a scivolare. Secondo gol! Marcone porta avanti la palla nostra, aspetta, dentro per
Maniero. In area, non c'è sul contatto. Calcio di rigore. Calcio di rigore per l'Avellino. Il fallo ai danni di Maniero, spinto da dietro. Protesta a parte soprattutto di Rainone nella Turris. Agli 11 metri. Parte lui col destro. Voglio nessuno. Dura che termina in rete. È 2-0 la rete di Maniero. Il gol numero 5 in questo campionato. 2-0 per i Lupi.